buonasera. Buonasera. È una cosa pazzesca, dai. Abbiamo con noi Lara Comi, buonasera. Buonasera, buonasera, benvenuti a Strasburgo. Forza Italia, Forza Italia. Beh, certo, di che partito vuoi? Dicevo, da Strasburgo urlavo Forza Italia, non invocando il partito. No, era proprio per Italia Forza. Esatto, in quel senso. Qualcuno ci segnala, dato che le classi di Salvini non sono made in Italy, ma in... Ma in Italia nessuno l'ha mai detto. No, in sono made, hanno il brand che è risalito in Gran Bretagna, sono made in England, ma in realtà sono fatte da Taiwan. No, non si può. Lui dice, io vado, compro solo roba made in Italy, cosa che secondo me è impossibile fare, e allora, per esempio adesso, le Clark, addosso questo, le Clark. Si chiamano Clark dal signore che era un generale, il famoso generale Clark. Comunque le Clark Desert sono fatte, adesso Bird, sono, si chiamano. Sono, ma sono, scusa, secondo te la camicia bellissima di Parenzo, tutta bella stropicciata, bianca come Renzi. Bianca, siete uguali, ma cos'è, lo stile renziano? No, siete adeguati allo stile renziano? Questa cosa, pure questa cazzata della camicia bianca, non la camicia, la porto, perché allora, io me ne fotto di dove vengono le cose, compro la roba che è fatta a Taiwan, in Cina. Però tu vuoi sapere dove vengono realizzate, non te ne fotte neanche quello. No, quello sì, certo, per la qualità delle tanto, cose. Ogni tanto. A me sì. E infatti, però, la tua può essere anche scritto Made in Italy, ma in realtà il tessuto... Non le dico la marca, ma è come... Può essere fatto in Cina e tu non lo sai alla fine. Io sono curioso di una cosa, perché la signora Comi, dov'è? Made in China, Italy, dov'è? È Made in casa sua quella. Ah, ma infatti... Ma lui è super snob, è fatto a mano a casa sua da artigiani ebraici. Ma che romani, stupidaggi, artigiani ebraici. Non esiste, artigiani ebraici non esistono. Beh, ma hai visto come fashion? E gli avevo già fatto i complimenti per questa camicia. La camicia senza bottoni, stupenda. Ma ti ho visto 2 settimane fa, c'è sempre su quella da 2 settimane. Sì, ma questo hai fatto. Non lo so, 2 settimane che ha la stessa camicia. Questo è il problema vero. Però adesso, dopo il traffico, vi spiegherò una cosa, perché se ho la tutta nera da qualche mese ha una nuova... Come dire, un nuovo, una luce negli occhi, sì. Ha un nuovo, sei fidanzata? Nuovo look, non lo so, appunto, perché c'è Juncker, aspetta, cioè, no, io c'è tra Juncker, Juncker. Cioè, ha un nuovo, ha una nuova, no, non lo so, una, sai, le persone che sembrano innamorate, sembrano ma non lo sono, non lo so, quello, non lo so questi sono allora, i tuoi che dopo il traffico insegnamenti da c'hai uno shine, no beh, bisogna confessare tutto adesso, perché noi abbiamo sempre confessato tutto, ti abbiamo pure cercato un fidanzato che tu non hai mai voluto incontrare, ma non è vero, ma perché telefonavano, cioè erano improponibili quelli che si erano proposti, erano improponibili, ma li hai selezionati tu, li ho selezionati, purtroppo non ho trovato uno decente, e allora, e però mi dicono che hai fatto da sola. Che Beppe mi rovina ogni volta. Allora ragazzi, qui dobbiamo dare un annuncio, un annuncio, perché dopo tanto cercare, dopo tanti annunci qui alla Zanzara, beh, abemus papam, perché siamo venuti a Strasburgo per sapere del fidanzato della signora Comi. No, però abemus papam, grande annuncio a popolo della Zanzara. Di Juncker, assolutamente sì. Temo di sì, questo è chiaro. Abemus papam. Però Beppe, me li hai distrutti tutti, cioè io ti ho detto selezionami il fidanzato che avevi lanciato. È un uomo? Beh sì, sì. No, cioè le donne non ti piacciono. Cioè, Forza Italia ormai è per concesso. È vero, sì, Forza Italia non è stupida. Sono old style, ma la mia domanda non è stupida. Cioè, Luxuria, non ti piace, Luxuria? Ma è simpatica, poi sai, a noi Vladimir è un nome che piace. Perché è Putin. Ah, per Putin. Sì, abbiamo una simpatia. Sei putiniana, pure tu sei diventata. Beh, io sono contro le sanzioni, quindi su questo. Sei putiniana. Allora, è uomo, e questo già. Poi riprenderemo su Luxuria. 35, del range dell'età. Diciamo 35-40? Sì, dai, più o meno. Ma devo dire tutto? No, ma sei fidanzato o no? Non lo so. Devo dire. Certo, frequento una persona. Vabbè, sei fidanzata, si può dire. Ma come si può dire? Sei fidanzata? No, frequento una persona. Frequento una persona. Fidanzata. Hai una storia. Da quanto tempo, mia cara? Da quanto tempo? Oh, mia cara, lo stai pure scrivendo. Da quanto tempo? Scusami. Da quanto tempo? Da 2 mesi, 3 mesi? Da qualche mese. Da qualche mese. È ricco? Non lo so. Non me ne frega niente. Ma dai, non lo sai. Bravissimo. Non lo so. Che mestiere fa? Niente. È un imprenditore. Vabbè, sì, allora è ricco. Vabbè, ma in questo momento sono tutti in crisi, quindi non so se è ricco. Crisi pure lui. Paga lui in genere? Quando uscite? Beh, no, certo. Dipende. Ma dipende. Certo, dai. No, io sono per i pari dignità. Ah, quindi dividete, fate 50-50. Ti fai i regali? I fiori te li manda? No, i fiori non me li manda. L'anello te l'ha regalato, un anellino?
Ma no, guarda i tuoi quanti ce n'hai, ma ti sembra? Ma devo regalarli a te gli anelli. No, quello che mi fai vedere il nuovo anello. Che regalo ti ha fatto, diciamo? Quello che mi fai vedere il nuovo anello. C'è un nuovo anello. Io voglio il nuovo anello di Beppe. Che sveleremo nei prossimi giorni. Ma che fa? Questo è un imprenditore, ma che fa? Come si chiama? Il nome? Come ma si... no, ma figurati. Di battesimo. Ma figurati, neanche quello. Ma tanto prima o poi è stato presentato a corte o no? A corte che... Berlusconi, l'ha visto o no? L'ha visto! Ha dato il suo placet o no? L'ha visto. Mi fermo qua. No, ha dato il suo placet. Se l'ha visto è già entrato in società. L'hai presentato come tuo fidanzato. Perché volevi farlo come testimone, adesso Berlusconi già lo mettiamo già come testimone. No, perché tu vuoi sposare? Tra un bel po', sì, se tutto va bene, dai. Beh, ma insomma sono progetti di matrimonio. Ragazzi, ho 31 anni, quasi 32. Ho capito, ma non è che l'uomo giusto, hai trovato l'uomo giusto. Non lo so, vedremo se l'uomo giusto. Però secondo te, ha le caratteristiche. Potrebbe avere le caratteristiche. No, perché però momento, questo va sviluppato in questo modo, in modo serio, non è personale. Cioè lei ha detto, io ho già 31 anni, quindi se questo è l'uomo giusto. No, non voglio entrare nel personale, però lei dice, io ho già 31 anni, se questo è l'uomo giusto, salgo sul tram. Vabbè, mi sposo e vado. Ma una volta già è scappata, quasi sull'altare è scappata. Ma appunto, ma in genere uno non è che inizia una relazione già pensando che magari siccome il tempo scorre e poi uno si... Guarda, vuol dire che lei ha già capito la giusta, dire che lei ha già capito che questa persona potrebbe essere molto 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 importante. Allora, se non fosse, uno non ha 31 anni, non è che va con storie a destra e a sinistra. Ma come? Cioè, no? Visto di Cruciani, lei non fa storielle in giro. Io sì, faccio storielle in giro. No, ma lei invece ti sta dicendo che per lei l'amore e il mettersi con una persona, non è che lei va in giro, passa, diciamo così, di fiore in fiore. Come fa qualcuno? Prenda un secondo per cortesia quella borsa di plastica. Quella borsa se ti piace. Che cosa c'è? Prenda quella borsa di plastica. No, ho paura. No, non c'è nulla di. Prenda quella borsa di plastica. Siamo dentro uno studio. Allora, togliamo la cuffia. La signora non ritorno, sapete perché. Si toglie la cuffia e si sottopone a questa cosa. Perché vuoi fare questa cosa? No, quella è roba mia. Quella busta di plastica. Quella bustina di plastica. Quella di plastica lì. Allora, questa è una busta di Cruciani. No, venga qui seduto. Non c'è nessun problema. Appoggi, faccia sentire che è tutto vero. Ci sono medicine ci sono. Allora c'è la cosa per le emorroidi, quello va bene. Ma non c'è dietro, no, le emorroidi. È una cremina per le emorroidi e questo va bene. Poi dopo cosa c'è, signora Comi? Detto questa cosa. È una persona che fa sesso sicuro. Ecco, brava. Cioè, giusto. C'è un pacco di preservativi. Da quanti? Da 12, un pacco da 12. Allora, la domanda da fare è quanto durerà questo pacco da 12 da qui a domani? No, dai, adesso non esageriamo. Allora, qui c'è un pacco di preservativi, purtroppo oggi non ci sono le telecamere, eccetera. Comunque, un pacco di preservativi di una ditta. No, ci stare, questa è la cremina per le emorroidi. No, ma non è la cremina. Allora, un pacco di 12 preservativi di un'azienda francese. Non sai perché l'ho comprato? Sono entrato dentro la farmacia per comprare delle cose per il mal di gola, ho visto che c'erano i preservativi che costavano meno che in Italia, e essendo io molto attento a questa cosa qua, ma bracino costano corto? Meno che in Italia. Costano meno, ma la qualità è la stessa? No, la qualità, ma è made in China? No, questo non lo so, e verificalo, perché questo è molto importante. Ma io me ne frego, però ti ho detto, è made in, tu dici, si spaccano la roba. Scusa Beppe, ma ti abbiamo mandato in farmacia 5,80 euro 12 preservativi, ottimo. Sì, però ti abbiamo mandato in farmacia e quando me l'hai detto perché avevi mal di gola, non mi hai detto peraltro. Ho capito, però sono andato lì, ho visto. Vedi, l'ha detto anche a lei allora. Sì, scusami Lara, sono andato lì, ho visto questi cosi qua. E per fortuna non l'ho accompagnato perché non potevo. Sono capitato, prendiamoli così anche per curiosità. Sì, anche le metti in testa. Però scusate, adesso io non vorrei entrare, adesso stiamo ridendo. Ha preso gli Easy, Easy, che vuol dire? Io non so mai come vuol dire. Easy vuol dire leggero. Cioè, leggero. Che... vabbè, ragazzi, adesso noi vogliamo andare sulla cosa. Ma lei col fidanzato li usa? Adesso perché dico. Ma non mi fai morire, perché devi venire a lucrare con tutto quello che guadagni. Devi venire a lucrare qua in Francia. Brava. Ma non lucrare! Dove andiamo? Brava! Lo dica forte e chiaro, lo dica. Dove l'hotel lo paghi tre volte in più. La notizia ferale è questa. Ferale per molti ammiratori. Ma che gli frega la gente? No, ma guarda, un sacco di gente conosco io. Io adoro Lara Comi, è una cosa pazzesca. L'ho impazzito perché forse si sposa. Cioè, adesso c'è. Hai l'idea di sposarsi con questo qua, con questo signore che è un imprenditore? No. State dicendo cose che io non ho detto. Lei ha conosciuto già la famiglia di lui? Non ho detto. Hai conosciuto la famiglia di lui? Sì, ho conosciuto la famiglia di lui, ma lo conosco da tanto tempo. Quindi è una cosa che non è un politico. Non è un politico. Vota Berlusconi? Sì, naturalmente. Ma come naturalmente? Che potrebbe essere
possibile. Poteva essere anche uno del PD. Io dopo questa cosa la voglio mandare via, perché questa cosa mi ha veramente distrutto. Vota Berlusconi. Sì. Questa notizia mi ha veramente... Penso di sì, penso proprio di sì. Vota Berlusconi. Sì. Allora, però l'ultima domanda che voglio fare è questa. Di sostanza. No, ma è una cosa importante. Juncker. No, no, Juncker non ce ne frega niente. Allora, e lei sulle coppie omosessuali di cui si parla, è con Luxuria o con Alfano? No, adesso questo bisogna scegliere, eh. Sì, sì, no, ma non ho, via di mezzo. Allora, su Luxuria io rispetto la sua posizione, però io su quello sono con Alfano. Con Alfano? Cioè, la posizione di Alfano rispetto a quello... Dunque, lei... Che è la posizione, scusami, che è la posizione, dire per Alfano, che è la posizione di Gasparri, che è la posizione anche di altri esponenti di Forza Italia. Ma non di Francesca Pasquale, per esempio. Ho capito, siamo in un, bellissimo partito. Qualcuno dice che siamo nell'impero, dunque la moglie dell'imperatore. No, la moglie dell'impero. Allora, non siamo assolutamente in un impero, a tal punto che Francesca ha un suo pensiero che io rispetto assolutamente, ma che io penso in modo diverso, nel senso che ad esempio l'adozione alle coppie gay io non la permetterei. E il matrimonio, sei contro il matrimonio? Ma... Sono contro il matrimonio, ma sono per dargli sicuramente le più diritti civili alle coppie omosessuali, questo fuori discussione. Beh, per te chi è Luxuria? Un transessuale, che cos'è? Lei è felice? Per me è una persona felice. Se è felice, è una persona felice. Questa è una bella, è una bella risposta. Grazie. Ciao. Comunque non mi devo sposare, grazie. Beh, no, ma non ti devi sposare, però come si chiama questo fidanzato? Non lo dico, adoro la privacy. Ma comunque volevo dire, se avete bisogno, chiamate. Ma che chiamate che? No, ma chiamate Rette, perché c'è lo sconto. No, ma cosa c'entra lo sconto? Ma uno effettivamente può comprare anche i preservativi. Tu hai una vita di scout proprio. Ma perché? Con tutto quello di che guadagni, ma dovresti comprare dei preservativi d'oro, dovresti comprare. Ma perché sono venuto quelli con le figurine scritte a mano, compri quelli cinesi che si rompono quando solo lo apri, dai, con la figurina Superman.